18 e 35 sulle linee grigente, insomma di emozioni ne abbiamo vissute tante con gli ospiti in collegamento, ma cosa c'è di più bello anche di vivere un evento direttamente qua nei nostri studi? Quindi io intanto voglio salutare tutti gli amici che stanno seguendo la linea grigento, che sono collegati magari nell'FM 88.3, che stanno tramite streaming seguendo la trasmissione dai siti www.radioagrigento.it e nella desinenza.net. Voglio salutare Enzo che poc'anzi ha chiamato, voglio salutare tutti quelli che amano il Baby Show e anche nella nostra pagina ufficiale i vostri attestati di stima ci fanno sicuramente piacere e noi salutiamo in un unico abbraccio tutti quanti. Allora, che dire, siamo finalmente pronti per vivere insieme un evento live studio, un acustico, insomma questi ragazzi che sono venuti dalla lontana Santo Stefano di Quisquina, loro si chiamano i Levana e io saluto intanto Bruno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Avete fatto un bel viaggio? Sì, sì, un viaggio abbastanza lungo, un'ora circa. Un viaggio bagnato, eh? Sì, abbiamo avuto sì, tutto sì, il tragitto. Sì. E non finisce qui, come diceva qualcuno. Non sembra. Allora, Bruno, uno dei protagonisti, la voce del gruppo dei Levana, questo gruppo che nasce in che anno? Parlami un po' di questa band. Il gruppo è nato circa 4 anni fa. Magari di più, Bruno è arrivato un po' dopo. Io sono arrivato da circa 4 mesi a fare il frontman del gruppo. Prima ero solo il percussionista ed è circa 4 mesi che sono il loro cantante. Con perfetto, grande piacere. E questo sicuramente fa il pregio della band che si è arricchita di un altro elemento. Invidio a questi ragazzi sicuramente, oltre che la loro caratteristica di essere dei bravi cantanti, anche la capigliatura, perché tutti sono ben dotati e quindi mi trovo scoperto in tutti i sensi. Vabbè, pazienza, questo è quello che purtroppo viviamo e state vedendo chi per adesso seguono, poi vedranno anche il video, l'intervista su YouTube e su Facebook. Allora, abbiamo detto che questo gruppo nasce da un po' più di 4 anni, vorrei che si avvicinasse anche al microfono, in modo tale ad alternare le voci, quindi avvicinati con molta timidezza, il nostro amico, lui è quello che di capelli ne ha in abbondanza, tu sei? Io sono libero. Ecco, libero come una famosa pubblicità, ecco. Sì, no. Va bene, libero, un bel nome, come mai questo nome, insomma, alla fine? Perché ce l'aveva mio nonno. Ah, pensavo tua mamma sì, ti fosse no, no, assolutamente. Oh, libero. Ok, libero, insomma, la vostra band è una band che sì, sicuramente propone un genere musicale che va sul rock pop, sì, insomma, sì, quindi sì, molto orecchiabile, molto gradito alla platea. Sì, ecco, parlaci di qualche esperienza che avete avuto nei vostri anni. Allora, nei nostri anni ci siamo formati, come ha detto Bruno poc'anzi, nel 2010. La formazione attuale. Ecco, presentiamoli i vari sì, elementi del gruppo. Abbiamo detto Bruno, l'abbiamo voce, conosciuto alla voce, Lorenzo Baiamonte alla tastiera, Lorenzo, Claudio Marullo alla chitarra, Giovanni Olivieri al basso e Vincenzo Marretta, il nostro batterista, che è a Palermo che sta studiando ancora, quindi non è potuto essere con noi. E anche il nostro ingegnere del suono che si chiama Giovanni Trupio. Bello, bel gruppo. Insomma, ragazzi, poi parleremo anche delle vostre ultime novità, però vorrei fare uno step dedicato un po' all'inizio, insomma c'è una scaletta per capire un po' chi sono questi Levana e allora insomma dal momento che è bello sentirvi, io vi lascerei la parola, il microfono, la musica con dei brani che ci fate sentire. Con che cosa partiamo? Partiamo con Libero. Pioggia e sabbia. Pioggia e sabbia, allora siete pronti? Pronti, come si può dire? Al mio via scatenate l'inferno, come si può dire, allora al Baby Show su Radio Agrigento, evento live in questa serata, in questo giovedì 26 febbraio 2015, loro sono i Levana con sole, no, pioggia e sabbia. 1, 2, 3, 4. Yeah.
Allora iniziamo con i primi applausi che vi porto, perché insomma un bel brano questo qui che abbiamo appena sentito. Complimenti, questo praticamente sta ad indicare un attimino il percorso di inizio della band con questo bel brano che abbiamo appena sentito. Le vostre esperienze, mi dicevate prima, riguardano un po' l'ambiente della nostra zona. Insomma, dove avete suonato di recente o comunque nei vostri... Abbiamo partecipato a tanti contest, a tanti eventi musicali, sempre nelle zone nostre. Noi siamo delle persone che vengono tutte dall'essere autodidatta. Ci siamo cimentati nella passione per la musica. Ci impegniamo anche tantissimo a fare dei videoclip, cerchiamo di esternare quello che vogliamo, far capire alle persone la nostra musica con i nostri testi e il nostro essere umile. Oh, benissimo. Io per come dire, indicazioni legate a quello che è un programma radiofonico, adesso facciamo un breve stacco pubblicitario, poi ritorniamo in diretta e continueremo con Ilevana qui al Baby Show su Radio Vina Grigetta. Tra poco. Baby Show! Martedì e giovedì dalle 17 alle 19. No, 9. In studio con Beppi. Solo su Radio In. Il Beppi Show. Tutti martedì e giovedì dalle 17 alle 19. Condotto da Giuseppe Amorelli. Benvenuti primi su Radio In Agrigento, il Beppi Show. Insomma, in compagnia di questo simpatico gruppo che si chiamano Levana. Chi ci spiega il significato di questa parola? Bruno, dai, parla tu e poi Vincenzo dirà qualche altra cosa. Significa luna in ebraico. Oltre a significare luna, Levana è anche la dea protettrice dei nascituri dall'antica Roma. Sì. Ecco, quindi avete avuto l'ispirazione di questo bel nome, perché poi insomma. Sì, è una cosa bella ed importante. Sì. Anche la luna poi è bellissima, perciò di conseguenza. Dicevamo proprio nel backstage, quindi prima di andare in momento in diretta, che poi essendo che voi siete in un posto dove è meraviglioso, la natura è fantastica. Abbiamo dei panorami. A parte i panorami, poi quando appunto c'è il classico momento della luna, che è bella luminosa, lo si gode tantissimo come panorama, come spettacolo, sì, vero? Sì. Ragazzi, io voglio parlare di questa novità targata 2015, quindi pregherei Libero di avvicinarsi al microfono, perché insomma i nostri ragazzi hanno prodotto un brano che tra poco sentiremo, però voglio prima spendere due parole su questa produzione. Il brano si chiama Non aprire gli occhi, che è stato realizzato anche con un videoclip, quindi parliamo un po' intensamente di questo brano. Sì, intanto Non aprire gli occhi. Non aprire gli occhi fa riferimento a uno dei viaggi più belli che si possono fare, e non è quello in cui prendi il treno, l'aereo e parti, giù ne vado, ma è quello in cui chiudi gli occhi appunto e prendi quel treno che ti porta sempre più giù dentro te stesso, a conoscere cose che nemmeno tu credevi di essere alla fine, ed è diciamo un viaggio molto interiore. Nel videoclip che è uscito su YouTube il 6 febbraio di quest'anno, è stato realizzato in collaborazione con uno stefanese, un filmmaker, Giovanni Medaliseo. Ci siamo trovati immediatamente, abbiamo insomma girato il videoclip, adesso è su YouTube per chi lo volesse vedere, insomma, ecco, lo trova, diciamolo, quindi Levana, non aprire gli occhi, lo trovate insomma. Ecco, questo videoclip, se non sbaglio, è stato girato quasi interamente dalle vostre parti. Sì, è stato interamente girato dalle nostre parti, con un attore però che veniva da Arezzo, Moreno, lo salutiamo perché insomma ci ha dato veramente tanto, è stato un grande. E poi gli altri attori e il posto, tutto Santo Stefano, tra i nostri boschi, perché non c'era luogo migliore di quello. Insomma. Come interpretazione, in effetti. Perfetto. Fa riflettere tanto anche nel video questa. Io ho avuto il piacere di seguire il video, vi invito a farlo, andate su YouTube, scrivete Levana, Non aprire gli occhi e vedrete insomma questi ragazzi in azione con questo bel brano. Che dite, lo sentiamo? Assolutamente. Facciamo subito sentire ai nostri amici che seguono la linea Grigento il brano di Levana dal titolo Non aprire gli occhi.
vago in terre lontane, dove gli occhi non servono più. Attraverso i sentieri sento che troverò la strada per tornare da te. E non so più a che sperare, a chi pensare, a che sparare. Non aprire gli occhi, i Levana, protagonisti anche con questo live qui su Radio Agrigento al Bellicio soprattutto, e io ringrazio la parte tecnica curata magistralmente da Mary D'Agostino, la collaborazione di Ninfa Leone, insomma stiamo creando anche l'evento per poi postarlo su Facebook, su YouTube, quindi le varie immagini e fotografie che verranno inserite, ecco, per farvi capire quando ci sono degli eventi, come piace fornirvi anche a voi tanta tanta roba. Allora, si parla di musica, si parla di questo rock leggero, insomma a questo punto abbiamo sentito qualcosa che riguarda il 2015, quindi questa novità assoluta che penso stia andando bene, insomma viene apprezzata, ci sono tante visualizzazioni già sul brano, quindi è una cosa molto carina. Abbiamo poco tempo, io vorrei sentirvi però ancora come live, qui direttamente con i vostri strumenti, la chitarra, la tastiera, insomma c'è tutto. Cosa ci fate sentire, Bruno? Libero. Libero, proprio in omaggio di Libero. No. Al Baby Show, di Levana, Libero. Thank you.
Anche i miei cugini e le mie zie di Porto Empedocle, che sono vicino a voi stasera. Bene, bene, sei pure vicino, libero, tu che il nome è tutto un programma, sì, è un bel nome, quindi cosa ci dici per concludere? Io dico che ringrazio tutto il vostro staff, ringrazio tutti voi, ringrazio tutti gli ascoltatori. Mando veramente un saluto a tutti e passo la parola agli altri. Ecco, chi ti avvicina al microfono? Sì, sono Lorenzo, ringrazio i ringraziamenti, la gentilezza, la disponibilità che ci avete dato. Colgo l'occasione per salutare insomma tutti, amici, famiglia, e mandare anche un saluto in Corea, dove c'è una ragazza. Concentriamo un attimino un aspetto sempre ironico, però insomma ci ascoltano anche in Corea. Se tu hai postato l'evento di quest'oggi, la mamma magari vi farà notte, non lo so. Non hai capito nulla di quello che ho detto, ma... No, la ragazza in Corea? Sì. Va
non vorrei essere le tue guagne, perché comunque è un po' cotta. La guagna buona, non quella cattiva. Certo, non per quello, più che altro per i tempi, ecco. Comunque, facciamo avvicinare invece anche il nostro amico che ha fatto le foto per tutto l'evento, insomma, salutiamo. Io sono molto appassionato di foto, sono Giovanni comunque. Giovanni, perfetto. Quindi Giovanni, chi vuoi salutare tu invece? Hai per caso qualcosa da salutare? No, tutti quelli che mi conoscono, mi conoscono tutti a me. Ecco, sì, proprio in paese sei ben conosciuto. Abbastanza. Ecco, perfetto. Allora, insomma, i tuoi paesani staranno ammirando e apprezzando la vostra formazione, ecco. Sì, ho invitato molti amici a ascoltarci questa sera. Spero che lo stiano facendo. Ecco, quelli che non l'hanno fatto, voglio ricordarlo, l'evento verrà postato su Facebook, nella pagina ufficiale del Baby Show, sarà anche postato su YouTube, quindi potranno e potrete anche risentirvi, riascoltarvi. Facciamo salutare qualcun altro, perché mi pare che quello che è messo dietro le quinte è il più alto di tutti. Sì, sono Claudio, grazie a tutti, ringrazio anch'io a tutti voi e voglio salutare tantissimo la mia famiglia, i miei amici, in modo particolare mio fratello, che dovrebbe essere al negozio a ascoltare noi e a lavorare soprattutto. Ciao bello, ciao a tutti e grazie. Oh, sembra quasi che stanno facendo l'ultimo piatto, stanno tornando e andiamo in Corea. Andate per solidarietà, per compagnia. Va bene, ok, abbiamo concluso una puntata fantastica, questa del Baby Show, che è stata ricca di personaggi, di protagonisti, insomma abbiamo vissuto un bel momento tutti insieme e a questo punto noi vi vogliamo ancora una volta salutare, vi auguriamo un buon rientro. Speriamo di avervi presto per magari, non so, promuovere un vostro lavoro completo e quindi di ritrovarvi ancora al prossimo. È stato un grande piacere, un grazie veramente a voi. È un arrivederci. È un arrivederci soprattutto. Un arrivederci e un risentirci per i nostri radioascoltatori che seguono il Baby Show. Ragazzi, io vi saluto, vi auguro ancora una buona serata. Il Baby Show invece sta per concludersi, ma ancora sentiamo un ultimo brano e questa è sempre Radio In Agrigento. Quindi ascoltate ancora un po' il Baby Show.